nobis Domine. Non nobis Domine! Questa è la storia di un'intera città costruita per custodire un segreto. Questa è la storia di un segreto molto più importante di un'elezione al soglio pontificio. Questa è la storia di un potente ordine che ha scelto l'Italia per tramandare antiche conoscenze. Questa è la storia dei Templari, più vicini a immaginare. Questa è l'Aquila. Tutto sembra ruotare intorno ad un segreto nascosto qui, all'Aquila. Un segreto, secondo alcuni, addirittura sconvolgente. Ma quale può essere il filo rosso che tiene unite tante persone così diverse nei difficili anni delle crociate? Cominciamo dall'inizio. Dopo aver riconquistato Gerusalemme, molti crociati, assolto il loro compito di proteggere i pellegrini per le vie della Terra Santa, tornarono in Europa, lasciando Gerusalemme quasi senza protezione. Nel 1099 Ugo de Pen e altri 8 cavalieri raggiunsero Gerusalemme divenendo custodi del sepolcro di Gesù. È così che comincia la leggenda dei cavalieri templari. Ma il vero scopo di questi 9 cavalieri era ben diverso dall'offrire semplice protezione. I 9 uomini si dedicarono alla ricerca dei tesori del Tempio di Gerusalemme, cercando di ritrovare le antiche reliquie dai poteri immensi, ma anche le conoscenze occultate, andate perdute nel corso dei secoli. È per questo motivo che numerose fonti sostengono che i Templari fossero in possesso di oggetti o documenti e che il loro scopo fosse quello di custodirli e tramandarli in gran segreto. La leggenda racconta che i cavalieri templari nascosero parti del loro grande tesoro in vari luoghi, segreti ed inaccessibili. Alcuni di questi luoghi si troverebbero in Italia e proprio qui, vicino l'Aquila, ci sono delle tracce molto antiche di questo passaggio. Allora, andiamo insieme a cercare queste tracce, scopriremo dipinti e situazioni realmente molto interessanti. Siamo a pochi chilometri dall'Aquila, in un paese che si chiama Fossa, una piccola chiesa del XIII secolo, Santa Maria ad Cryptas, all'interno degli affreschi raffiguranti i cavalieri templari. Questo per sottolineare quanto da queste parti i cavalieri del Tempio abbiano tracciato un solco profondo. In questa piccola chiesa del XIII secolo sono presenti alcune tracce di carattere templare. Negli affreschi che rappresentano la flagellazione, la crocifissione e la deposizione di Gesù, sembra essere presente un legame con la figura della Sacra Sindone, una delle reliquie sicuramente in mano templare in quel tempo. Nella flagellazione si vede infatti un Gesù molto alto, più alto dei suoi contemporanei, esattamente come indicherebbero le tracce presenti sulla Sacra Sindone. Il secondo indizio è presente nella crocifissione. Qui Gesù, sulla croce, assume una posizione del tronco, della testa e dei piedi che ricorda ancora una volta quella della Sindone. Infine, in questo affresco riguardante la deposizione, è possibile notare la posizione della testa e quella, davvero particolare, del pollice, che sembra tratta proprio dall'impronta sindonica. Molti credono che chiunque abbia disegnato questi affreschi avesse visto la Sindone.
Eccola, circa 3 metri da terra, quella mano col pollice piegato che tanto ricorda la Sindone. Poco più in basso alcune figure, una delle quali un particolare copricapo, un mantello, proprio vicino a quello dei Templari. E non è tutto. Ci sono 2 cavalieri in un affresco vicino al soffitto. Uno è San Giorgio, uno è San Martino. Entrambi hanno i colori dei Templari e in particolar modo San Martino ha anche un mantello bianco, un altro ricordo dei Cavalieri del Tempio. Le tracce templari si trovano anche vicino a questa chiesa, poco lontano da qui a Loreto, nel santuario della Madonna Nera, ricordiamo venerata dagli stessi cavalieri del Tempio, è stata portata una reliquia importantissima, la casa di Nazareth, la casa dove è nato e cresciuto Gesù, chiamata Casa di Maria. È stata smontata, trasportata via mare e rimontata proprio dove si trova adesso. Arrivata al porto di Recanati, un altro porto templare, è considerata una delle reliquie più importanti della cristianità. Tenete anche conto che proprio in mezzo ai mattoni sono state ritrovate delle piccole croci di stoffa, le stesse che i templari portavano sul loro sacco. Croci in stoffa rossa, proprio come quelle che ornavano le divise dei cavalieri templari. Pietre antiche che riproducono esattamente la casa di Maria, datazioni che coincidono con le fonti storiografiche. La leggenda degli angeli vestiti di bianco che salvarono in volo la casa di Maria sembra trovare una spiegazione molto chiara. Potrebbe essere l'ultimo atto eroico dei cavalieri templari, prima di essere sciolti ufficialmente, pochi anni dopo, da Filippo il Bello, re di Francia. Un mistero sempre più fitto e ricco di coincidenze. Ci troviamo all'interno della Santa Casa e vale la pena spendere 2 parole per descriverla. In effetti la Santa Casa è composta da sole 3 pareti, perché erano le 3 pareti che chiudevano l'ingresso alla grotta nella quale c'è stata l'Annunciazione, nella quale è vissuto Gesù da giovane insieme ai genitori. Bene, queste mura sono state trasportate, sono state qui ricostruite e sono meta di pellegrinaggio già dal 1315. Milioni di persone sono passate qui per venerare questo luogo che è stato qui a Loreto ricostruito. L'Aquila sarebbe stata costruita sulla stessa pianta di Gerusalemme, la città nella quale si trovava il Tempio di Re Salomone, custode di un immenso tesoro. 2 città uguali fatte apposta per custodire lo stesso tesoro, 2 città che tramandano insieme un segreto simile. È possibile tutto questo? Vediamo le analogie. Ricerche di recente pubblicazione, come quelle di Luca Ceccarelli e Paolo Cautilli, hanno evidenziato le analogie tra le 2 città. Le 2 città sorgono entrambe su colline. L'Aquila è posizionata a 721 metri sul livello del mare, Gerusalemme a 750 metri. Ponendo a confronto le mappe urbane del centro storico, si ottiene una sovrapposizione piuttosto precisa se al nord di Gerusalemme si fa corrispondere il sud dell'Aquila. Sin dall'epoca dei Romani, Gerusalemme era divisa in 4 quartieri, ora denominati cristiano, musulmano, ebraico e armeno. Anche l'Aquila è divisa in 4 quarti. E questo, per le costruzioni dell'epoca, rappresenta un qualcosa di assolutamente originale. La disposizione dell'urbanizzazione rispetto ai fiumi Cedron e Alterno, che scorrono fiancheggiando le 2 città, appare identica, quasi come in una fotocopia. Esiste una similitudine fra la piscina di Siloe e di Gerusalemme, famosa perché Gesù cura vicino ad essa un uomo cieco, e l'aquilana Fontana delle 99 Cannelle.
ambedue opere di ingegneria idraulica adiacenti a una porta muraria nella parte più bassa della città. Quante volte i numeri nelle ricerche hanno aiutato per cercare di capire come in effetti possano essere andate le cose? Abbiamo visto che l'Aquila ha un numero, il 99, e questo numero può aiutarci ancora una volta ad arrivare a Gerusalemme e a delle analogie che potrebbero legare le due città. Allora ripercorriamo insieme un curioso viaggio attraverso i numeri. 99 sono le lampade a olio che bruciano ininterrottamente giorno e notte nelle grotte vaticane, che ospitano le tombe dei papi, esattamente nel punto in cui Pietro pose la prima pietà. 9 templari scavarono nel Tempio di Salomone per un tempo di 9 anni, e la stanza segreta in cui si suppone fosse custodita l'Arca dell'Alleanza misurava 9 metri per 9. I templari furono fondati nel 1099. 99,16 è il numero delle lunazioni che si verificano nell'arco di 8 anni alla latitudine dell'Aquila. Le coordinate geografiche del centro dell'Aquila sono latitudine 42,21, longitudine 13,23. La somma della latitudine è 9 e la somma della longitudine è 9, cioè 99. E ancora, Gerusalemme è la città santa. Il suo numero è il 66, il valore numerico corrispondente alla parola Dio. L'Aquila è la sua copia occidentale, ma progettata affinché sia topograficamente capovolta, ossia con i punti cardinali invertiti. Infatti, il suo numero è 66 capovolto, il 99. Infine, altre 2 affinità da segnalare. A nord di Gerusalemme svetta il Monte del Tempio, che per l'Aquila corrisponde all'importante chiesa di Santa Giusta. Poco più in là, il Monte degli Ulivi di Gerusalemme è in relazione con il Colle Aquilano, su cui sorge la Basilica di Colle Maggio. E proprio la Basilica di Colle Maggio ha un ruolo centrale nel corso della nostra narrazione. È completata, pronta forse ad accogliere quel tesoro di cui tanto si parla. E proprio sul suo sagrato verrà nominato Papa Celestino V. È la prima volta che un Papa diventa tale fuori dalle mura di San Pietro. Nel 1292, il 4 aprile, moriva Papa Nicolò IV. In uno dei maggiori periodi di crisi per la Chiesa, in cui regnavano la simonia, la vendita delle cariche ecclesiastiche e il nepotismo, il Sacro Collegio rimase per più di 2 anni senza decidere la nomina del nuovo Papa. Alla fine, la scelta cadde su Pietro da Morrone, sotto la spinta del re di Napoli Carlo d'Angiò e di suo figlio Carlo Martello. Era il 5 luglio 1294 e Celestino V aveva la veneranda età di 79 anni. Per alcuni la nomina di Pietro da Morrone a Papa fu del tutto casuale, per altri invece si fondava su fatti più precisi. Il primo, la sua santità indiscussa. Il secondo, la sua età. Infatti serviva un Papa in quel periodo che durasse poco. La terza, la sua malleabilità. Si diceva avesse un carattere debole, ma poi si scoprì che non era proprio così. Infatti, una volta divenuto Celestino V, non fu assolutamente un burattino in mano a dei burattinai, anzi, con la forza in più acquisita con il papato, rafforzò i rapporti che probabilmente già aveva con i templari. Sì, ma perché Celestino V conosceva i templari? Scopriamolo insieme. Pietro da Morrone, il futuro Celestino V, nasce vicino a Isernia nel 1210. Giovanissimo entra in convento e diventa frate benedettino, per poi scegliere di ritirarsi sul Morrone e vivere da eremita. Qui fonda una congregazione che si chiamava Congregazione dei Poveri Eremiti Morronesi.
Nel 1274, proprio per difendere la sua congregazione dallo scioglimento previsto da Gregorio X, decide di affrontare un impervio viaggio fino a Lione, dove si svolgerà un concilio. Per un uomo di 60 anni, nel 200, affrontare un viaggio di circa 1000 chilometri in pieno inverno è una vera e propria impresa. Ma il viaggio ha successo. L'eremita riesce a salvare la propria congregazione dall'abolizione. Ma a Lione succede anche qualcos'altro. Un incontro che forse cambierà la vita e la storia di Pietro da Morrone. Ci troviamo in un luogo inaccessibile, vi stiamo per far vedere un affresco realmente raro e per di più interdetto al pubblico. Torniamo a parlare di Celestino prima però. Certamente Celestino, e lo dicono i documenti, ha incontrato i Templari a Lione. Non solo, ha soggiornato per 2 mesi in una loro magione e poi questa magione è diventata addirittura un convento dei Celestini. Sotto lo stesso tetto c'era il gran maestro Giacomo di Beaujeu. Probabilmente sono stati proprio i Templari ad aprire le porte al futuro Celestino, al Concilio di Lione, tanto che fu immediatamente ricevuto dal Papa Gregorio X e ottenne la conferma della regola. Ma un altro fatto importante accade da lì a poco. Nel corso del suo rientro da Lione avrebbe incontrato un cavaliere, c'è chi dice un angelo, che lo avrebbe protetto nel corso del suo cammino di ritorno. E non solo si dice questo, ma è stato anche raffigurato. E qui vediamo questo affresco significativo dove compare Celestino, il crocifisso vuoto e un angelo, vedete addirittura l'aureola, ma vestito da cavaliere, addirittura con uno stemma, con la croce rossa in mezzo, proprio il simbolo dei Templari. Questa sarebbe un'ulteriore prova di questa leggenda, di questa storia che forse si avvicina alla realtà più di quanto possiamo immaginare. C'è chi sostiene che si trattasse di un cavaliere Templare e che il rapporto di fiducia nato con i cavalieri del Tempio portò questi ultimi a considerare il futuro Celestino V una persona tanto speciale da affidargli un compito importante, la custodia cosciente di un tesoro unico, per il quale nel tempo era stata costruita addirittura una città. Un progetto importante, dove la Casa Santa era forse l'ultimo tassello. E Celestino V, ora Papa, non sembra proprio estraneo a questa operazione. Celestino infatti non era né un codardo né un vile, ma un uomo di grande carattere, al punto che nel corso del suo breve papato istituì la perdonanza. Ci troviamo di fronte alla Porta Santa di Collemaggio, qui all'Aquila. Vediamo di che cosa si tratta. Chiunque si fosse recato nella Basilica di Collemaggio in agosto, dai vespri del 28 fino a quelli del 29, giorno dell'elezione di Celestino V, avrebbe beneficiato, se veramente pentito e confessato, del perdono di tutti i peccati. Un fatto straordinario, che avrebbe preceduto di alcuni anni l'istituzione del Giubileo Romano. Ma Celestino V, che ingenuo non era, affida la bolla del perdono alle autorità comunali, sottraendola così alla giurisdizione ecclesiastica romana. E infatti, ancora oggi, è il sindaco a leggerla. Eccoci, la bolla è custodita proprio qui, in questa piccola cella. E questa bolla non fu l'unica cosa rivoluzionaria messa in campo da Celestino. Nei 4 mesi che andarono dalla sua incoronazione fino al momento del rifiuto, cercò di modificare nel profondo sia la Chiesa che i suoi ordini. Decise anche di ripristinare le rigide norme per l'elezione papale decretate da Gregorio X, soprattutto per quel che riguardava la normativa sulla morte del Papa, ma anche sulla rinuncia spontanea dell'ufficio,
che fosse il preludio alla sua successiva decisione di abbandonare il pontificato. Era il 13 dicembre del 1294. Celestino decide di non essere più papa. Secondo alcuni per viltà, Dante stesso scrisse colui che per viltade fece il gran... Ma probabilmente invece la rinuncia di Celestino V era dettata da altri motivi. Solo una coincidenza: 3 giorni prima, il 10 dicembre, era appena stato completato il trasporto della casa di Maria a Loreto. C'è chi pensa che anche Colle Maggio facesse parte di un disegno simile. Colle Maggio, una basilica costruita nel tempo forse per diventare una cassaforte di pietra. Di ritorno da Lione nel 1274, Pietro da Morrone passa per L'Aquila. Qui, durante un sonno ristoratore, sogna la Vergine Maria, che gli ordina di edificare una chiesa in quel luogo. Il sogno forse è solo una leggenda. Quello che c'è di vero è che Pietro da Morrone riesce in poco tempo a trovare capitali e progetti per edificare la propria basilica. Sempre la storia ci dice che il ritorno del futuro Celestino da Lione avviene nel 1275 e nel 1288 la chiesa è consacrata. In relazione al carattere monumentale della chiesa c'è da chiedersi come abbia fatto un eremita a procurarsi fondi, a trovare progettisti, nonché i maestri d'opera in grado di realizzare la meraviglia che possiamo ancora vedere. Per questo motivo sembra che dietro questa opera ci sia la mano dell'Ordine dei Cavalieri del Tempio. I Templari disponevano di 2 cose fondamentali: i soldi e le conoscenze edili. Molti studiosi, infatti, ritengono che i Templari avessero rinvenuto nelle rovine del Tempio di Gerusalemme documenti relativi alle leggi divine dei numeri, dei pesi e delle misure, e li avrebbero forniti solo ai fidati mastri costruttori di cattedrali. Per questo motivo, le cattedrali gotiche sono dei veri e propri libri di pietra, in grado di tramandare straordinarie conoscenze che solo poche persone iniziate, a simboli e a codici particolari, possono comprendere. E proprio dall'ufficializzazione dei Templari, nel 1128, iniziano a fiorire le cattedrali. Era il 19 maggio del 1296 quando si spegneva Celestino V. Si trovava nel castello di Monte Fumone, nel Lazio. Poi è tornato qui a Colle Maggio. Qui infatti c'è la sua tomba. Recentemente sono state fatte delle scoperte. Vedete, sono delle mura che si trovano nel piano inferiore della basilica. C'è chi dice che continuando a scavare si possa arrivare nelle stanze segrete dove alcune reliquie importanti possono essere state custodite proprio nel tempo, nel periodo del papato di Celestino V, ma di quali reliquie si potrebbe trattare? Nella chiesa trovarono ospitalità una spina della corona di Gesù e l'indice della mano destra di San Giovanni Battista. Ma forse ci fu qualcos'altro che faceva parte del leggendario tesoro dei Templari. E vi è un documento custodito dalla massoneria tedesca, il documento Schiffmann 1745, che a tal proposito elenca gli elementi del tesoro dei Templari e proprio al primo posto nell'elenco indica la massima reliquia della cristianità donata all'ordine da Baldovino, re di Gerusalemme, ed è l'indice della mano destra del Battista. Bienvenue à l'ordre du Temple, en l'ordre des porte-grèves et en l'ordre de Saint-Lazare. È arrivato il momento di fare il punto della situazione. Nel 1274 Gregorio X indice un concilio a Lione per ridurre il numero degli ordini e delle congregazioni, e l'ordine dei cavalieri del Tempio è preoccupato dal tentativo di fusione con gli ospedalieri. L'unificazione dei 2 ordini non si realizza. Ma nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, decide di cancellare i Templari
accusandoli di eresia e facendoli condannare attraverso un processo pilotato. Non nobis domine. Non nobis domine! Ma i cavalieri sono coscienti del pericolo che incombe, delle forze che in un modo o nell'altro stanno cercando di cancellarli dal palcoscenico della storia. A Lione vengono in contatto con Pietro da Morrone, forse incoraggiati dalla sua integrità di affidare a lui un segreto da custodire. Un segreto che ha bisogno di un luogo dove essere celato. Per questo motivo sarebbe stata costruita la Basilica di Colle Maggio, un luogo imponente, sicuro, dove nascondere un tesoro, probabilmente di fede, arrivato direttamente da Gerusalemme, dal Tempio di Re Salomone, e portato qui, all'Aquila, una città fortezza edificata appositamente per questo scopo. Celestino V avrebbe quindi abbandonato l'incarico papale, la nomina papale, perché doveva portare avanti un discorso diverso, un discorso per lui ancora più importante. Ma se tutto fosse vero, se le cose fossero andate come abbiamo ipotizzato, quale enorme tesoro avrebbe custodito Celestino V? Quale grande segreto l'Aquila nasconderebbe ancora? Sono passati circa 700 anni e ancora non si è riusciti a capire quale grande segreto è stato affidato dai Templari a Celestino V. E se si trattasse del mitico tesoro del Tempio di Re Salomone? Non sembra ci siano altre tracce, tranne una. Un simbolo proprio qui, sulla sua tomba. Perché forse il tesoro del Tempio non è poi così lontano.